Amici di YouTube, ciao a tutti. Oggi in compagnia di Mr. Bruni, che è qui sotto la mia poltrona, vi volevo presentare un video un po' particolare perché andremo a vedere le collezioni che per una serie di motivi ho deciso di mettere in vendita. Ma prima di iniziare dalle collezioni vi volevo parlare dell'espansione che è uscita domani. C'è l'espansione, come sapete, Starbirth, che verrà rilasciata domani 14 gennaio. La scritta che vedete su sfondo bianco significa appunto rilasciata venerdì 14 gennaio. La casetta tra parentesi dovrebbe essere il kanji che rappresenta il venerdì. Come forse saprete, mi sto un po' studiando le basi del giapponese e il giapponese presenta tre sistemi di scrittura: l'hiragana, il katakana e i kanji, che provengono dal cinese. La scritta che rappresenta il nome dell'espansione sulla confezione e sulle bustine è in katakana e rappresenta la parola, spero di pronunciarla bene, Stabasu. Stabasu in giapponese significa bagno di stelle, che secondo me è un nome eccezionale da dare a un'espansione, molto più bello del nome in inglese e decisamente più bello di quello in italiano. Ma in italiano i nomi fanno, per la maggior parte, ci siamo capiti, quindi non li prendiamo neanche in considerazione. Vi lascio in descrizione, come al solito, il link per acquistare il box su Amazon. È già disponibile per l'acquisto da un paio di settimane in prevendita. Da ieri, mi pare, è disponibile per l'acquisto immediato. Diciamo che in prevendita aveva un prezzo abbastanza elevato. Adesso, visto che questa mattina si era assestato sugli 83 euro, compreso di spedizione dazi doganali, volevo acquistarlo, poi ho pensato di aspettare un attimo e quindi vediamo i prossimi giorni. Controllate sempre al mattino, perché al mattino di solito i prezzi sono più bassi. Bene, andiamo a vedere quali sono le collezioni che metto in vendita e quali sono le carte contenute nelle collezioni. Spero si veda abbastanza, perché ho dovuto posizionare la mia monoluce di lato. Oramai siamo rimasti con una sola luce e volevo evitare il riflesso, perché sennò non si vedono le carte. Quindi, se poi volete qualche informazione, comunque se vi interessa qualche collezione o solo una parte delle carte, preferirei comunque vendere le collezioni semi complete o complete. In ogni caso potete scrivermi come sempre su Instagram e vi lascio il link in descrizione. Qui abbiamo, per iniziare, un set di comuni, non comuni e rare holo di futuri campioni, quindi solo le comuni, non comuni e le rare holo, il set completo. E poi abbiamo un set di futuri campioni sempre semi completo, nel senso che sono presenti, come vedete, le carte sia normali che in versione holo reverse. Ci sono quasi tutte, mancano alcune V, adesso esattamente non ricordo, in ogni caso potete guardare poi sulla lista, queste sono le immagini. Come vedete sono presenti molte carte in versione normale e holo o holo reverse, sono presenti anche diverse V e V max. E poi abbiamo, andiamo avanti, non ricordo esattamente quante vi mancano nella collezione V e V Max, manca sicuramente il Kabu Reverse, che non ho trovato, e no, Mary Reverse l'abbiamo. Qui abbiamo poi gli addestramenti, anche questi sono presenti quasi tutti nelle due versioni. E poi qui abbiamo le full art, sono presenti tutte, e delle hyper invece sono presenti Dreadnought, V-Max, Gardevoir V-Max e Kabu. E poi abbiamo la Gold, quindi mancano i Charizard e mi pare ancora una hyper e forse un allenatore anche, più le energie in versione sempre olografica. Poi abbiamo una collezione completa di Detective Pikachu, quindi questa è una collezione di 18 carte. Come forse saprete, la collezione Detective Pikachu è una collezione speciale, quindi solo 18 carte. Le carte più importanti sono Mewtwo e qui abbiamo il Charizard. Tutte le carte sono olografiche,
e la maggior parte delle carte sono comuni, e poi ci sono alcune rare, e in particolare poi ci sono le ultra rare tipo il Charizard per esempio, o il Greninja, quelle che hanno la stellina bianca, il Mewtwo e il Ditto se non sbaglio, e poi insomma ci sono le rare e le ultra rare. Quindi questa collezione completa. Poi qui abbiamo un'altra collezione completa, però fino alle full art di Destino Splendente. Come forse saprete, Destino Splendente ha la collezione, il set principale, poi ci sono tutte le shiny, le baby shiny e poi le ultra shiny. Questa collezione è completa fino alle full art, adesso le vediamo, e sono presenti di ogni carta, sia la versione normale che holo reverse. Questa è completa di tutte, la normale l'ho inserita dietro. Quindi qui ci sono tutte le holo o holo reverse, oppure le normali holo reverse. Ci sono anche tutte le V e le V max, le vedete qui, queste sono anche in ordine. Quindi qui non manca nulla, e non manca nulla fino ad arrivare a, appunto, alle full art. Quindi qui vedete tutti gli allenatori full art, c'è proprio Alcremie full art che è l'unico Pokémon full art, abbiamo gli 8 allenatori full art, l'unica Hyper che è Alcremie VMAX, e ho inserito anche la promo di VVMAX. E poi per concludere una semi collezione del 25esimo anniversario di carte giapponesi. Qui sono presenti tutte le carte giapponesi rare, diciamo, presenti nel set 25esimo, set principale ovviamente, non le ristampe. E poi invece di carte ultra rare, chiamiamole così, ci sono il Pikachu Volo V e V Max, Surf V e V Max, il Pikachu Zacian Zamazenta e Ricerca Accademica. Questa collezione è un po' diversa rispetto a quella italiana, perché quella italiana è composta da 25 carte, questa è composta, se non sbaglio, da 30 carte, più mi sa ancora il Mew, fatemi ragionare, manca un Pikachu, poi manca la Pikachu V-Union, quindi mancano ancora 3-5 carte, e il Mew Gold, mancano 6 carte praticamente alla collezione completa. Questa è 18, 20, 22, 24, no, 30 carte, diciamo, la collezione completa è 30 carte, ce ne sono 24 su 30. Bene, direi che per quanto riguarda le collezioni che al momento metto in vendita è tutto, e se vi interessa qualcosa potete contattarmi via Instagram al link che trovate in descrizione, anche per chiedere informazioni. Bene, per oggi è tutto, vi vorrei far salutare anche da Mr. Bruni, ma sta facendo le nanette qui sotto la poltrona, quindi niente, vi saluto io da parte sua e ci vediamo presto con un nuovo video.